avete lavorato tantissimo per questa opera. Allora, com'è stata l'organizzazione? Come vi siete mossi? E ancora oggi eravate qua a fare gli ultimi ritocchi. Ah, allora, questa è un'iniziativa che è nata dal connubio tra l'assessorato cultura di Simona Poggi, l'assessorato al turismo di Luca Ottonello e il gruppo Navillains di Milano. E noi siamo un collettivo di urban artist organizzato per poter affrontare grandi facciate e strutture urbane a cui dare nuova vita. È chiaro che sono lavori che impegnano tanto, soprattutto dal punto di vista fisico. Lavorare su grandi superfici non è solo una questione di saper dipingere più o meno bene, quello è sine qua non. La vera difficoltà è la tenuta fisica. E chiaramente qui siamo sul mare, quindi con un'esposizione al sole molto alta. È chiaro che questo è un mestiere, è diventato un mestiere. E bisogna garantire ai nostri committenti, i comuni, la cittadinanza, una performance e un prodotto finale perfetto, soprattutto dal punto di vista della resistenza a sale, sole e cercare di lavorare al massimo della precisione tecnica per tenere contenti un po' tutti, no? Questi sono codici e sono alfabeti che devono parlare con tutte le generazioni, diciamo che, mettiamola giù così, la tecnica pittorica utilizzata per realizzare questo genere di lavoro, sia nella parte grafica che ha utilizzato Rixone, sia nella parte illustrata che ho realizzato io, ad altissimo livello. Non è uno più semplice dell'altro o un altro più difficile dell'altro, sono paritetici come difficoltà. È chiaro che, ripeto, per garantire un certo tipo di prodotto bisogna spendersi molte ore al giorno. Noi, poi questa è una caratteristica di Navillains, noi non piacciono i lavori buttati lì, parlano di noi. E quindi siamo in primis tenuti a fare un lavoro impeccabile. Spendersi tanto, tra l'altro anche in posizioni complicate, no? Per poter realizzare l'opera. Ma questo, guarda, tra l'altro è anche, diciamo, la parte divertente, perché insomma io dipingo da 35 anni questo tipo di superfici e onestamente ancora mi diverte molto fare cose che mi mettano in difficoltà, okay? Lo trovo divertente e per me è una grande soddisfazione riuscire a dimostrare me stesso e anche alla cittadinanza, a chi ci dà fiducia, che ancora ho una tenuta fisica molto alta, mi diverte veramente ancora tanto, tanto, tanto.